Dopo un inizio promettente da parte della vice Novafeltria, qualcosa si è inceppato nei meccanismi della squadra di Giorgi. L'ultimo successo risale al 24 ottobre in casa del Granata. Da allora sono arrivate 5 delle 6 sconfitte conosciute in stagione. La gara col Gatteo sembrerebbe a portata del gialloblu, invece viene fuori una sconfitta all'inglese, con qualche giocatore costretto a lasciare il campo anzitempo, riferimento numero 4 Mamutai. Abita la gara Marco Sartori della sezione di Lugo di Romagna, coadiuvato a Katia Spani della sezione di Ravenna e da Simone Babboni della sezione di Rimini. Partita non molto entusiasmante. Le azioni sono poche, si vede all'11° un tiro da fuori area a cura di Tappi Molisi con Andreani che blocca in 2 tempi, un giro di lancette e Niang dall'altra parte cerca la soluzione dalla distanza, lontana però dallo specchio della porta. Al 29° da fuori area ci prova anche l'ex Bellaria Vivo senza inquadrare il bersaglio, al 35° invece arriva il gol degli ospiti, Andreani esce fuori dai pali giocando da libero, il suo rinvio viene intercettato con tanto di pallonbella finale a cura di Tappi Molisi che trafigge la retroguardia di casa, mandando l'attaccante in estasi con maglietta tirata a terra. Il Novafeltria purtroppo perde per infortunio Mamutai, nella ripresa la squadra di Giorgi tira fuori l'orgoglio, Radici prova da posizione defilata di impensierire l'estremo Ricci, la risposta del Gatteo è affidata a colpo di testa di Pollini, bloccato senza problemi da Andreani, che subito dopo deve superarsi per tenere a galla i suoi quando in contropiede Gatteo sfiora il raddoppio con Lecce. L'occasione per pareggiare il Novafeltria la crea a 2 dalla fine, con il giovane Alpino che in area è protagonista di un ottimo slalom, ma vede chiusa lo specchio della porta dall'intervento di Ricci. Con i padroni di casa sbilanciati, Gatteo chiude la pratica con il suo numero 9 Endaye che fredda Andreani, rilanciando in classifica proprio i suoi che salgono a quota 9 punti, 2 in più rispetto a Verrucchio, prossimo avversario del Novafeltria domenica prossima nel derby della Malmarecchia.